Una ferita al collo non lontano dalla gola, sotto l'orecchio sinistro, e un brutto ricordo. È quello che rimane ad Andreas Holstein, sindaco pro-immigrati di Altena, una cittadina tedesca di 17.000 abitanti, aggredito ieri sera da un uomo con un coltello in questo locale kebab. È lo stesso primo cittadino del partito della cancelliera a raccontare la dinamica. Mi ha chiesto: è lei il sindaco? Mi lascia morire di sete e porta 200 rifugiati ad Altena? Poi ha messo il coltello contro la mia gola, a quel punto ha afferrato la sua mano e l'ho spinta via, ma è riuscito a farmi un piccolo taglio. Holstein ringrazia i gestori del fast food, padre e figlio originari del Nord Africa, intervenuti in suo aiuto. Se non fosse stato per loro e per la madre che ha chiamato la polizia, non sono sicuro che oggi sarei vivo. Secondo i testimoni, l'assalitore, 56 anni, era ubriaco e ha usato un coltello lungo 30 centimetri. Angela Merkel, tramite il suo portavoce, ha fatto sapere di essere inorridita dall'aggressione. Altena è nota per aver accolto negli ultimi anni più migranti di quanto stabilito per quota e per questo nel 2017 è stata premiata dal governo centrale. La cittadina ha beneficiato dell'arrivo dei migranti che ha riportato in equilibrio una popolazione che negli ultimi 20 anni aveva registrato un costante calo con la conseguente chiusura delle fabbriche.